I dati dicono che un italiano su quattro ha fame. È una notizia che sarebbe sconvolgente in un paese civile. Da noi non è sconvolgente. È normale che un italiano su quattro abbia fame e non abbia da mangiare. La realtà è che non c'è stata più educazione sull'argomento in Italia. La politica si è suicidata e di questo, che è politica, non si parla più. C'è un amico caro che si chiama Frei Betto, un teologo della liberazione, uno di quelli che ha fatto in modo che il Brasile cambiasse pelle, anche se molte cose rimangono a metà e devono essere risolte. Frei Betto dice: chissà perché la gente del mondo occidentale non capisce che noi abbiamo solo noi, quelli che io che sto rispondendo a questa camera, voi che avete messo la camera, non capisce che noi abbiamo solo vinto la lotteria di nascere nel posto giusto al momento giusto. La maggior parte degli esseri umani questa lotteria non l'ha vinta e non la vincerà mai, ma non è colpevole per questo, è vittima nostra, perché troppi di noi hanno più di quello che gli serve e perché le politiche internazionali mirano a favorire soltanto chi ha già. Perché succede questo? Non ci sono risposte, l'egoismo umano ha una portata miserabile e micidiale. Si permette di rispondere, che possiamo fare? Il mondo va così, il mondo deve seguire il dettame dell'economia neoliberale. Se hai studiato alla Bocconi, quello devi dire, e se hai studiato in qualunque altra università americana o inglese, quello devi dire. Non si dice. Non si dice perché pare brutto, come si dice. Sempre quelli uccellacci del malaugurio che vengono a raccontare queste cose. La realtà è che noi siamo dei ladri, ladri della vita delle altre persone, della maggior parte del mondo. L'economia neoliberale ammazza più dello stalinismo, ma noi non lo vogliamo sapere. Non lo vogliamo sapere al punto che arriviamo al limite. Che quando le cose nell'economia dicono, vanno malissimo, dicono perché non sai mai se è vero o è falso, tutti dicono: beh, adesso chiederemo aiuto al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale. Ed è più che comico una cosa, un'affermazione simile, perché il Fondo Monetario e la Banca Mondiale sono quelle che hanno decretato la fame di tre quarti dell'umanità. E ne sono responsabili e non la guariranno mai perché non ne sono capaci, perché hanno delle teorie ridicole che favoriscono un'elite, poche persone al mondo. Ma bisogna dire che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale adesso ci penseranno loro e noi saremo tranquilli. La realtà vera è che se in un paese come l'Italia, che era l'ottavo paese del mondo, la gente ha fame, è vestita con la giacca da manager, va a mangiare alla Caritas, vuol dire che siamo con le spalle al muro e che non sappiamo nemmeno rispondere alle esigenze minime. Quando arrivano centinaia, migliaia di persone dal sud del mondo e noi le facciamo annegare perché non sappiamo che farne, perché non abbiamo una risposta, perché si è sempre fatto così, ma che vogliono da noi? Questo è nostro. Chi l'ha detto che questo è tuo? Tu sei solo uno fortunato, nato in un posto che per qualche tempo ti favorisce la sopravvivenza, ma se continui così toccherà anche a te, lo sai questo, te l'hanno sottolineato o ti hanno assicurato l'immunità per sempre da quelle che sono le sofferenze del mondo. Ecco, io faccio un mestiere in questo momento molto discusso, che è il giornalista, e credo che queste cose siano così normali che ripeterle, scriverle, non è poi la scelta di un'ideologia, no, è proprio prendere atto di quello che sta succedendo. Ma anche questa infamia sta accadendo, non te lo fanno sapere.
questa situazione drammatica, il gruppo Abele propone qualcosa di diretto, non di tergiversato. Miseria ladra, un paese fragile tra diseguaglianze, povertà e disoccupazione. Quelli che mentono sulla realtà del mondo diranno che cose esagerate, assurde. La realtà invece è molto peggio di questa. La realtà è molto meglio di questa e gli Stati Uniti d'America stanno per fallire. Chi decide che anche gli Stati Uniti d'America debbono fallire? Qualcosa che è cancro e che è dentro la società neoliberale americana decide che debba fallire il paese. Non è per difendere Obama che ha mostrato qualche difficoltà e qualche incapacità di risolvere le situazioni. È la verifica dei fatti, la verifica delle notizie, la verifica di uno più uno che non fa più due. Io me lo domando, ma perché qualcuno ha deciso che io debba fra poco partecipare al pellegrinaggio di coloro che hanno fame? Perché toccherà a noi, a voi, a noi che usiamo i mezzi moderni, che parliamo di cose futuriste, che parliamo di produzione, delle banche, che parliamo delle borse. Le borse sono una presa per il culo delle persone. Mi dispiace usare questo linguaggio, ma non c'è mezzi termini. E quindi affrontare il problema della fame direttamente, sputandolo in faccia della gente, perché sarà una cosa sgradevole di sicuro, è quello che chi ha un po' di coscienza dovrebbe fare. Ripeto, il fatto di essere nato nel posto giusto al momento giusto, in un momento particolare e storico, non ti dà il diritto di dimenticare che anche gli altri esseri umani hanno il diritto di avere quello che hai tu, anche se non sono nati in quel luogo e in quel posto nel momento opportuno.